Ciao Crizzetti e ciao Crizzette, scusate se ieri non sono riuscita a pubblicare, non sono proprio riuscita a registrare niente ieri. Ho un periodo, per fortuna, con un sacco di lavori da fare, che però veramente mi ritrovo all'ultimo a registrare i video. E ho anche accumulato un po' di argomenti di cui vi volevo parlare, e quello di cui parleremo oggi è un libro che vedete forse da un po' di video alle mie spalle, tenuto dal gentilissimo Pippone, la mia valletta di Sanremo. E si tratta di Bad Obsession di Ken Paisley, sottotitolo Amore, Morte e Rock and Roll. Questo qui, con questa copertina troppo figa, tipo tatuaggio. Allora, questo è un romanzo ed è il primo romanzo di quest'autore, che però è un autore già noto per altre cose. Vi racconto prima qualcosa di lui. Allora, Ken Paisley, che tra l'altro a quanto io ne so è uno pseudonimo, però non conosco il suo nome vero, so solo delle cose di lui, di chi è, di che lavori ha fatto. È un giornalista neozelandese che vive un po' in Nuova Zelanda, un po' a Dublino per motivi personali, e che ha sempre fatto il giornalista musicale. Ma la storia affascinante e anche un po' misteriosa dietro a tutto questo è che ormai saranno 10 anni che pubblica in Italia dei saggi musicali su artisti internazionali, e in questi 10 anni non si è mai mostrato a volto scoperto. Era una cosa di cui si era anche un po' parlato qualche anno fa, perché era curiosa, comunque erano gli anni che erano usciti anche i casi di J.T. Leroy, eccetera, quindi si era speculato anche intorno all'identità di Paisley, che nelle foto, non so se riuscirò a inquadrarvelo, si fa vedere o con un passamontagna o con tipo delle maschere, come in questa qui. Di suo avrete sicuramente visto in giro, perché erano veramente dappertutto, 2 libri principalmente, uno sui Guns e uno sul processo a Michael Jackson, scritto ancora quando ancora era vivo Michael Jackson, sul processo a suo carico, che era un dossier con tutti gli atti processuali commentato, molto ben documentato. Qua in quarto hanno scritto: le uniche immagini pubbliche dell'autore lo ritraggono con un passamontagna e degli occhiali da sole che lo rendono irriconoscibile. Questo è il suo modo di protestare contro l'attuale società che fa dell'apparenza il contenuto, svuotando quest'ultimo del suo senso, ama profondamente i suoi lettori. Comunque uno di quei personaggi un po' assurdi che spuntano e che sono veramente curiosi, perché poi dietro non sai mai effettivamente quali siano poi le cause. Io avevo letto anche delle sue interviste in cui ne parlava un po' meglio di questa cosa, e parlava appunto di forma di protesta contro la società dell'immagine, anche in un mercato in cui dovrebbe prevalere il contenuto, come il mercato editoriale, e come lotta alla discriminazione. Infatti io mi sono fatta la mia idea, però vabbè, questa è una mia speculazione personale, perché dalle foto non si vede mai, sono quasi tutte in bianco e nero quelle che avevo visto io, e sono con delle luci strane in genere. Poi magari mi sbaglio, però mi sono fatta la mezza idea che sia tipo di colore o comunque non caucasico, boh, vabbè. E insiste molto appunto su questo discorso della discriminazione, quindi ho pensato a una discriminazione razziale. Comunque, per quanto riguarda i suoi saggi, che vi lascio giù nell'info box se vi interessano, anche se oggi parliamo del romanzo, lui si ispira, ma abbastanza dichiaratamente anche, chiaro leggendolo, ma anche proprio dichiaratamente, al Gonzo Journalism di Hunter Thompson, che io adoro tra l'altro. Quindi si tratta sempre di narrazioni ibride tra quello che è il saggio e quello che è l'esperienza personale, il racconto, la narrazione. Bad Obsession è un romanzo, però non si allontana assolutamente da quella che è la radice saggistico-documentaristica e soprattutto musicale che è propria sua. Alla fine il suo lavoro era quello, quindi parla comunque sempre di musica. In questo caso lo fa in modo trasversale, perché il protagonista del romanzo è un cantante di un noto gruppo rock, che nel libro vengono chiamati gli Stoneflowers, però è di evidente, secondo me, ispirazione ai Guns. Lui è proprio ritagliato sul personaggio di Axel, anche come estetica, si parla di una bandana sempre, quindi boh, io ci ho letto proprio Axel di base. E non vi spoilerò niente dicendovi questo, perché fin dalle primissime pagine
noi capiamo che questo musicista di fama internazionale, questo leader del gruppo, è un assassino a sangue freddo, spietato, che in ogni tappa del tour, o comunque ovunque si trovi, sceglie casualmente una vittima e la uccide in maniera efferata, non venendo poi mai sospettato, in virtù forse anche proprio del suo ruolo sociale. Quindi ci troviamo davanti a un romanzo che per la prima metà sembra American Psycho. Anche nella freddezza delle descrizioni di questi omicidi mi sembrava di sentire quel tipo di riferimenti lì. Poi però, e qui entra in gioco lo spoiler ed entra il momento in cui io poi mi fermo perché giustamente vi rovinerei la lettura del libro, siamo completamente in un altro universo poetico e narrativo, perché a un certo punto il gioco dell'American Psycho si ribalta totalmente. Non ci troviamo più lì, ma in una storia completamente diversa e con motivazioni completamente diverse e anche in un certo senso, passatemi il termine che è brutto, una morale completamente diversa, o quantomeno ritroviamo una morale. L'autore, come vi dicevo, non è americano, è neozelandese ed è però naturalmente permeato di cultura americana e ha quindi un occhio esterno da straniero sugli Stati Uniti d'America e su quello che è l'idea del sogno americano, questo grande mito, questa grande leggenda contemporanea del sogno americano. E racconta in Bad Obsession la caduta del sogno americano con un occhio che a me ha ricordato molto, che era un occhio estero anche lui rispetto agli Stati Uniti, quello di Kusturica, per esempio, nel suo grande film dedicato al sogno americano agli Stati Uniti, che è Arizona Dream. Si sente lo stesso straniamento rispetto a una cultura che non è la tua cultura di appartenenza, ma di cui sei imbevuto comunque, e la stessa volontà in qualche modo sia di divorare che di distruggere quel mito. Fatemi sapere se avete già letto Bad Obsession oppure degli altri saggi, non romanzi in questo caso, dello stesso autore, se vi eravate mai imbattuti in questa figura misteriosa dello scrittore mascherato. E fatemi anche sapere che congetture avete fatto voi nel caso, perché io sono curiosa. Vi lascio il romanzo naturalmente giù nell'info box, insieme al mio nuovo account di Telegram e al gruppo Facebook Il Covo del Crizzetto e a tutti i miei social. E noi ci vediamo domani con un altro video. Ciao!